tour campano rifiuti zero ed oltre. Questo è il tema del convegno che si sta svolgendo all'interno della sala auditorium della Casa della Cultura Vincenzo Caianiello, un convegno organizzato dagli attivisti del Movimento 5 Stelle, coordinato da Domenico Napolitano dei 5 Stelle, che vede la presenza di Pino Apicella, Pierluigi De Michele, Raffaele Seppico e del rappresentante della Senesi, società che gestisce il servizio rifiuti della città di Aversa. Allora, quello del convegno degli attivisti di Aversa 5 Stelle. Vi ringrazio innanzitutto per la folta partecipazione. Il convegno di oggi, rifiuti a zero, transizione industriale, salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute, vuole affrontare quello che per noi campani è diventato quasi un incubo. Sembra quasi impossibile arrivare a una gestione ordinaria del problema rifiuti, sanare quanto in passato molti hanno fatto e hanno fatto male. Una sala non particolarmente affollata a dimostrazione della attenzione che hanno i cittadini di Aversa, ma soprattutto le forze politiche alternative ai 5 Stelle. Una sala dove i voti degli ex amministratori locali e degli aspiranti sindaci sono assenti, malgrado l'argomento sia importantissimo, soprattutto per una città come Aversa, che punta a uno sviluppo turistico che può essere condizionato dalla presenza indiscriminata di rifiuti per le strade e per le piazze.